Vado a vivere in camper. Sono Sharon e benvenuto su Cometa. In questo video racconto una mia esperienza, la mia storia. L'obiettivo è quello di dare degli spunti di riflessione nel caso tu stai pensando di andare a vivere in camper, oppure se sei semplice curioso di sapere come molti stiano cambiando vita, lasciando una casa per andare a vivere in camper, tu possa in questo video scoprire che non sempre è così semplice, non sempre è così rose e fiori, spettacolare e meraviglioso, ma ci sono momenti di crisi, come del resto tutti noi incontriamo quotidianamente nella nostra vita. Oggi ti racconto cos'è successo negli ultimi mesi, perché se ti sei iscritto a questo canale aprile, maggio, giugno di quest'anno, hai visto pubblicati i miei primi video e poi sono letteralmente scomparsa per alcuni mesi. Alcuni di voi infatti mi hanno chiesto che fine avessi fatto, come mai non stavo più pubblicando video. Oggi ti racconto che cosa è successo in questi mesi di silenzio. C'è stato un momento di crisi, quello che un po' tutti in effetti si aspettavano, amici e parenti erano lì, un po' che si aspettavano, oddio, quando è che andrai in crisi? C'è chi si aspettava pianti disperati, che avrei mollato il campo e sarei tornata a casa. C'è chi anche in un momento di crisi non mi sarei fatta viva, sarei sparita, non avrei detto che stavo male, che avrei cercato di risolvere in qualche maniera. Insomma, ognuno ha fatto un po' la propria scommessa in merito. Ma senza andare a vedere chi ha vinto o meno, ti racconto cos'è successo. Perché quando si decide di fare un cambiamento di questo genere, arrivano, diciamo così, gli imprevisti che non si è calcolato. Perché anche se ti informi, anche se chiedi in giro a chi questa vita già la fa, ogni storia secondo me è a sé, ognuno ti può dare la propria esperienza, ognuno ti può dire quali sono stati i loro problemi, i loro imprevisti, che non saranno sicuramente i tuoi. Diciamo che dai loro puoi imparare cosa non fare tu, ma poi nel tuo succederanno delle tuoi imprevisti che non sono stati considerati e calcolati da altri. Dopo essere partita, insomma, ad aprile, aver lasciato la casa, aver deciso di andare a vivere in camper, ho cominciato a viaggiare, a girare per l'Italia per andare a trovare i miei clienti, per andare a fare servizi fotografici, girare video e andare a trovare anche alcuni amici. Durante questi spostamenti sembrava tutto andare abbastanza bene. Ci sono stati alcuni imprevisti e soprattutto ho scoperto, insomma, un po' di difficoltà organizzative con due gatti, perché essendo da sola con due gatti, in effetti devo tenere anche in considerazione il fattore che quando io mi allontano dal camper per svolgere il mio lavoro, loro devono rimanere sul camper da soli. E fino a quando le temperature sono quelle primaverili, ancora è fattibile, ma quando è cominciato ad arrivare l'estate e il caldo che c'è stato a giugno e a luglio, le difficoltà sono state abbastanza, nel senso che non li puoi certo lasciare parcheggiati sotto al sole chiusi dentro un camper con le finestrine chiusi. Hai pertanto soluzioni dal parcheggia il camper all'ombra, in una zona molto ombreggiata, lasciando lo blò aperto, ventre accese, ventilare dentro ventilatore acceso in modo da tenere la temperatura il più fresca, passami il termine, possibile, in modo che anche loro potessero stare bene. Tappetini rinfrescanti, ma questo se mi allontanavo mezza giornata dal camper. Una giornata intera cominciava a diventare impossibile e pertanto richiedeva che io trovassi qualcuno che fosse un'amica che potesse tenere in Marte Saturno per la giornata, che fosse una persona di cui mi fidavo, che andava a controllare come stavano, dandogli acqua fresca, cibo fresco, verificare che la temperatura interna non fosse di livelli eccessivi, è cominciato a essere abbastanza difficile. L'altra difficoltà riscontrata è che, avendo insegnato ad essere abbastanza liberi, io ho seguito indicazioni della mia veterinaria di non mettergli un guinzaglio, di non mettergli il collare GPS, anche se tutti me l'hanno consigliato, ma devo dire la verità, già i collarini, quelli con la targhettina, con nome e cellulare che gli avevo messo, nell'arco di un mese sono riusciti tutti e due a farli letteralmente sparire. Perché sono usciti, sono tornati senza e non so dove siano finiti, perché cercandoli intorno al camper non li ho più visti. Immagino con la GPS, infatti la veterinaria me lo sconsigliava non solo per il peso, ma perché essendo in due potevano toglierselo a vicenda.
Inoltre il collarino GPS è molto carino perché posso vedere dove sono, che giro si sono fatti, eventualmente se li voglio andare a cercare e capire più o meno dove sono, ma in verità se loro entrano in un giardino di una casa o di un palazzo, col cavolo che li recuperi, perché o trovi qualcuno che ti apre gentilmente e tu speri di riuscire a recuperare facilmente il gatto, oppure tu in quel giardino non ci entri e devi aspettare che sia il gatto ad uscire. Situazione in cui effettivamente mi sono trovata. E nulla serve chiamarli croccantini, no. Cioè, se hanno deciso che lì vogliono stare, lì stanno. Cioè, non puoi fare niente, giochini, niente. Cioè, ci ho provato anche a trovarmi nella situazione in cui sparivano, perché non so, faceva caldo e anche dove eravamo parcheggiati sotto al carpe, comunque non c'era abbastanza fresco, andavamo a cercarsi fresco altrove, e sparivano e tu, se devi partire e spostarti per andare all'appuntamento con il cliente, cosa che è successa, ti trovi bloccata. E a me è successo che appunto parcheggiata in un'area sosta, dovevamo star lì più di 24 ore, perché poi mi sei dovuto spostare appunto per andare a un appuntamento, non mi sparisce Marte e mi ritorna alle 4 del mattino. Poi mi sparisce Saturno, che anche lui torna alle 7 di sera del giorno dopo. Perché? Perché hanno caldo, perché probabilmente sono spaventati. Troviamo anche gatti del territorio, padroni con il cane, rumori, cose che comunque potrebbero spaventarli, e vanno a nascondersi. E una volta che si nascondono, loro tornano al camper quando si sentono sicuri di poter tornare senza imbattersi in qualcosa che li spaventi. Questa è stata una delle difficoltà che mi ha messo parecchio in crisi, perché immagino che sia in camper, sia in due, è più facile gestire anche queste cose con due animaletti pelosetti, vero Marte? Eh sì, guarda quella facciata. La cosa che mi ha mandato più in crisi è stato anche il malessere che Saturno ha cominciato ad avere in camper. Dopo i primi mesi, l'ho cominciato a avere proprio dei disagi durante gli spostamenti, dal miagolare, il cuore che batteva mille, addirittura andare in dissenteria dentro il trasportino durante gli spostamenti e viaggi un po' più lunghi. Questo mi ha portato emotivamente a veramente a buttarmi a terra, tra il caldo, tra dover annullare un appuntamento con un cliente, le difficoltà di gestirli e il suo malessere durante i viaggi mi hanno mandato veramente molto in crisi. Ero veramente preoccupata, soprattutto il mio sogno di vivere e viaggiare e avendo accanto loro si stava tramutando in un incubo. Ricordo ancora ferma in questa area sosta a fine giugno, sotto al sole, al caldo, in piena crisi di lacrime, non sapendo bene che cosa fare, come organizzarmi, come poter andare avanti soprattutto. Prendo e chiamo tutti gli amici. In quel momento di crisi l'unica cosa che mi è venuta in mente era chiamare le persone a cui voglio bene, che mi vogliono bene, e chiedere consiglio, perché ero così in crisi che da sola non riuscivo a vedere una possibile soluzione al problema. E il consiglio è stato maggiore, è stato quello di prendere, fermarmi e darmi del tempo per riflettere. Perché davanti a me avevo solo due opzioni, quelle che in effetti erano già venute fuori parlando con la veterinaria mesi, mesi fa, se non più di un anno fa, proprio dal momento in cui decisi di andare a vivere in camper, era se i due gatti non si abituano al camper, tu hai due opzioni. Una, molli il camper, torna a fare la vita di prima. Seconda opzione, lascia andare i due gatti e tu vivi in camper. Decisione non facile, perché quando ami profondamente due esseri viventi, dovertene separare sembra la cosa più difficile e impossibile da fare. Quando uno dei miei amici mi disse: tu rinunceresti al camper solo per due gatti? Non era cinico, però sapeva anche che qualsiasi scelta delle due avessi preso, io avrei perso un pezzettino di me. In quel momento di crisi, alla fine la cosa più sensata che feci è stato rimettere in moto il camper, cominciare a dirigermi verso la zona dove abito la maggior parte dei miei amici. E mentre guidavo mi si è accesa un'idea,
Ringrazio il fatto che a me mi basta o camminare o mettere in moto un mezzo e guidare, il movimento mi schiarisce la mente. È stata quella del prendere e dire: beh, in questo momento ho un caldo pazzesco, ero parcheggiato sotto al sole, il caldo non aiuta a schiarire idee, a pensare chiaramente, a prendere una decisione. Anche andare nella zona dove abita la maggior parte dei miei amici sarei stata comunque sotto al sole al caldo di giugno-luglio, che era fotonico quest'estate. Ho detto: andiamo al fresco. Oh, c'è una casa in montagna di famiglia che mi aspetta. Prendo me, Marte, Saturno e Cometa, andiamo al fresco. Così che là, tranquillità, silenzio, lontano dal casino, lontano dal caldo, io possa schiarirmi le idee. Così ho passato luglio a capire un po' che cosa fare di questa mia scelta, di questa mia vita. Non è facile prendere una strada piuttosto che l'altra. Sapevo che da qualche parte dovevo fare una rinuncia importante. Non c'era una soluzione che potesse salvare capre cavoli, almeno che, non so, magicamente trovavo un compagno di vita e di viaggio che veniva con me in camper, che forse in due, gestire due gatti sarebbe stato più semplice. No, comunque no, non sarebbe stato possibile, perché Saturno non sta bene in camper. Cioè, ci abbiamo anche riprovato, ma lui si agita, a disagio, sta male. Con il tempo, pian piano, ho cominciato a capire che dovevo separarmi da qualcosa. In prima battuta, non nego che ho pensato di lasciare il camper e tornare a vivere in un appartamento, perché l'idea di lasciare andare Marte e Saturno mi spezzava letteralmente il cuore. Cioè, solo l'idea io iniziavo a piangere. Però più passava il tempo e più mi rendevo conto che lasciare di vivere e andare in camper era una scelta non dettata dalla moda, dal momento. È una scelta veramente ponderata, una scelta che veramente sentivo con il cuore. E quando io ho parcheggiato il camper, perché a luglio ho parcheggiato il camper e sono andata a vivere appunto nella casa in montagna, poi ad agosto sono ritornata giù verso Milano e ho fatto un mese a casa di un'amica. Ecco, ogni volta che però salivo sul camper, accendevo il motore e guidavo, io mi sentivo felice, maledettamente felice. E ogni volta che mi prendevo un momento, prendevo il computer, mi sedevo sul camper per lavorare da lì, mentre Marte e Saturno erano tranquilli in un appartamento al fresco, io mi guardavo attorno e mi sentivo felice. E ho cominciato a pensare: ma se io rinuncio al camper, torno a vivere in un appartamento per far stare bene loro, ma poi io come se mi sentirei? Io sarei felice, io starei bene. Non è stato facile. Ho capito che io volevo stare qua, su Cometa, e che la scelta di questa vita non è una scelta stata dalla moda, dal momento. Però qualcosa dovevo rinunciare. E ho rinunciato a Saturno. Sto cercando di non piangere. Ah, non è che l'ho soppresso, non l'ho ucciso, povero Saturno, no. Però ho capito che l'unica soluzione era affidare Saturno a qualcuno che l'amasse, quanto lo amo io, a qualcuno che se ne prendesse cura, a qualcuno che soprattutto vivesse in una casa e che non avesse l'idea di prendere e vivere in camper. Perché Saturno e non tutte e due? Perché novembre io sono tornata a vivere in camper e ho detto: vabbè, proviamoci, vediamo cosa succede con Marte, vediamo se lei si abitua, se lei sta bene o sta male. Lei è qua accanto a me, che sta benissimo. Molti mi hanno chiesto se sente la mancanza di Saturno. Posso dire assolutamente no.
Anche perché a mia età Saturno è sempre stato un gatto molto geloso, nel senso che quando Marte veniva a cercare le coccole, Saturno la cacciava e si metteva tra noi due. Se lei mi veniva in braccio, lui arrivava, la cacciava, si metteva in braccio lui. Poi tanto mentre lui mi stava in braccio, lei si doveva accontentare di mettersi accanto. E diciamo che adesso mi ha tutta per sé. Saturno non è stato facile dover decidere di lasciarlo andare. Come dicevo, ho cominciato a capire che quella è la scelta che dovevo fare, ma mi ha chiesto mesi, mesi di tempo per prepararmi a metterla in atto. Anche se posso sembrare molto egoista per molte persone, in verità ho cercato di capire quale fosse la scelta migliore per lui, e per lui vivere in camper non era la scelta migliore, perché anche lui l'avevo riportato con me a novembre sul camper, ma dopo una settimana ho capito che non era fattibile, cioè lui stava male, appena mi fermavo puntava la porta perché voleva scendere. Sono felice del fatto che è nelle mani di una mia amica, lei è stata super dolcissima e che ringrazierò da qua per sempre, al fatto che si è presa lei in affido Saturno. So che Saturno non è solo, ha un fratello e una sorella, una casa accogliente, due persone che lo amano. So che sotto questo video verrò giudicata per questa scelta. Se ti è piaciuto il video, se vuoi criticarmi, sono pronta anche a quello. Se vuoi darmi anche una pacca sulla spalla, grazie, mi farebbe piacere. Lascia un commento e da Cometa è tutto.